La protezione civile è conosciuta principalmente per le attività in emergenza. Questo è il comitato operativo. Da questa sala noi coordiniamo le emergenze nazionali. Ma la protezione civile è molto di più. È rapporto con il territorio, con i cittadini, con le altre amministrazioni pubbliche e con i privati. Dalle nostre sale operative e dai nostri uffici noi coordiniamo le attività di previsione e prevenzione per i rischi del nostro paese. In questa sala facciamo sorveglianza, elaboriamo previsioni meteo e scenari di rischio, ma soprattutto coordiniamo il sistema di allertamento meteo idrologico nazionale in stretta collaborazione con le regioni, perché siamo consapevoli che fare previsione è soprattutto fare prevenzione. I volontari sono il fiore all'occhiello del nostro sistema di protezione civile, sono i nostri alleati più preziosi nelle attività quotidiane di prevenzione, di gestione dell'emergenza e di diffusione della cultura di protezione civile. Nella sala Situazione Italia svolgiamo il monitoraggio del territorio nazionale H24, fianco a fianco con le forze armate, le forze di polizia, la Croce Rossa Italiana e i Vigili del Fuoco. Sismicità, gas e deformazioni sono solo alcuni dei parametri che monitoriamo in questo centro per valutare lo stato di attività dei vulcani italiani. I dati raccolti e analizzati insieme alla comunità scientifica sono alla base degli scenari di rischio che servono per la pianificazione di protezione civile. Un cittadino informato è un cittadino consapevole e capace di adottare i comportamenti corretti per se stesso, per la comunità in cui vive e per l'ambiente. È questo l'obiettivo ultimo di tutte le attività di comunicazione del Dipartimento. Dal 2001 l'Italia è parte del meccanismo unionale di protezione civile, uno strumento che l'Europa si è dato per rispondere alle emergenze sia all'interno che all'esterno dell'Unione Europea. Inoltre, in ambito internazionale si condividono anche metodi, esperienze, buone pratiche a beneficio di tutti. La lotta attiva agli incendi boschivi è sicuramente la nostra attività più conosciuta ed infatti proprio da questa sala che si coordina la flotta aerea di Stato in supporto alle regioni e alle squadre a terra. Ma qui non facciamo solo questo, elaboriamo anche piani e modelli per garantire una risposta sempre migliore in emergenza. Le attività tecniche operative di prevenzione e soccorso del Dipartimento e del Servizio Nazionale della Protezione Civile devono avere una base giuridica solida, regole costruite sulla base della conoscenza delle esigenze reali delle comunità e scritte con un linguaggio chiaro e comprensibile sono essenziali per fare bene, soprattutto in emergenza. Tutto ciò che avviene quotidianamente nei nostri mari viene monitorato da questo centro, con particolare attenzione agli incidenti che possono provocare inquinamenti marini. Nei territori colpiti dalle calamità c'è tanto da fare per superare l'emergenza. Tutta l'attività del nostro ufficio, dai sopralluoghi fatti in stretta collaborazione con le regioni, all'approvazione dei piani, al loro monitoraggio, ha l'obiettivo di riportare le comunità in maniera resiliente alle normali condizioni di vita. Amministrare le risorse del Dipartimento come quelle destinate alle emergenze nazionali significa garantire una macchina che funziona in maniera tempestiva ed efficace. Non si possono prevedere i terremoti, ma si può fare molto in termini di prevenzione e studio del fenomeno sismico. Tutti i dati della sismicità sono strategici ai fini di una corretta pianificazione per ridurre l'impatto della scossa.